altra novità mondiale qui a Francoforte, a parte di Lexus, la GS 450H, motore ibrido, praticamente lo stesso della RX 450 con un totale di 352 cavalli, è un V6 3500 combinato alla unità elettrica. Molto aggressivo il frontale, il family feeling di Lexus viene riproposto sia nei fari, sia nella freccia delle luci diurne, sia nella grande mascherina frontale. Ma ci dovrebbe essere una GS qua, girando nello stand del Lexus, a disposizione e anche aperta. Vi faccio fare questo giro perché ci sono altre due vetture esposte che a me fanno impazzire. La prima è questa, tetto in carbonio, cofano motore in carbonio RCF, in versione racing, e in versione ibrida RC300H, eccola qua, versione un pochino più tranquilla, ma sempre veramente molto bella anche posteriormente aggressiva, cattiva, con il paraurti posteriore, quelle specie di pinne laterali. Ma eccola qua, la GS in versione 200T, allestimento F Sport. Non possiamo salire perché una simpatica signorina ci ha rubato il posto, meglio così, forse più simpatica lei di me. Un cruscotto completamente LCD, lo vedete in questo momento è spento, mentre abbiamo là in plancia un enorme display, anche qua a cristalli liquidi, per tutte le informazioni sull'infotainment. Il volante è lo stesso che abbiamo visto su RX, con tutti i controlli del caso. Andiamo a vedere l'abitabilità posteriore, perché questa alla fine è una berlinona, vedete, spazio abbondante per le gambe, anche se davanti il sedile è praticamente tutto indietro. Guardiamo il taglio posteriore. In Lexus sono riusciti a rendere cattiva quello che è il cattivo, quello che è il posteriore di una berlina, diciamo, standard, con i doppi scarichi, questa specie di profilo estrattore. Vediamo se riusciamo ad aprire il baule. No, perché non c'è il pulsante per aprirlo. Sì, ok, thank you. Ecco qua, baule d'apertura elettrica, una buona capacità di carico con un pozzetto inferiore, possiamo andare a richiuderlo con questo pulsante e vediamo se da questa parte riusciamo a inquadrare meglio gli interni, le finiture interessanti, pelle, plastica lavorata con questa lavorazione romboidale, e da qua forse vediamo meglio il grosso LCD centrale dell'infotainment. Interessante questa GS nuova.